Salve a tutti. Allora, nel video precedente abbiamo visto come è possibile ripristinare il file originale del nostro dispositivo Samsung. Adesso vedremo come è possibile fare il root ai dispositivi Samsung. Prima di cominciare, un bel like e di condividere il video su Facebook, su Twitter, dove volete. Basta che questo video cominci a girare. Ok, continuiamo. Andiamo avanti, voglio dire. Vediamo quali sono i vantaggi del root. Allora, se siamo convinti ormai di fare questo root, la prima cosa che ci servono sono delle informazioni riguardo al nostro dispositivo. Per avere queste informazioni che sono importanti, dobbiamo spegnere il dispositivo e riaccenderlo con il tasto Home. Dovete seguire questa sequenza: prima Home, il tasto volume alto e poi infine il tasto accensione. Dovete tenere tutti questi tre tasti premuti contemporaneamente. A questo punto vi compare questa schermata. Da questa schermata dovete segnarvi, conservarvi queste due righe iniziali, che sono dati importanti che ci servono per trovare la nuova recovery che andrà a sostituire questa qui. Andiamo avanti. Ok, innanzitutto dobbiamo avviare il nostro computer e lanciare l'applicazione Odin in modalità amministratore. Qui nella casella App dobbiamo caricare il file che abbiamo precedentemente scaricato da internet, servendoci dei dati che abbiamo trovato nella schermata recovery del dispositivo Samsung. Il link dove potete trovare questi file ve lo allegherò nelle descrizioni. A questo punto, sul nostro dispositivo, dobbiamo precaricare anche un altro file, e quello ve lo aggiungerò anche quello nelle descrizioni, che è il file che effettuerà il root. Lo metteremo nella cartella SD. Di dispositivo. Ok, fatto questo, proseguiamo a spegnere il dispositivo. Ok, quello che dobbiamo fare adesso è riaccendere il modulo download, tasto Home, volume basso e tasto accensione. Teniamo premuto tutte e tre. Adesso ci dà la scherma, ci dà il, ci dice di proseguire con il tasto volume alto e siamo in modalità download. Adesso non dobbiamo altro che avviare il caricamento del file sul dispositivo, che durerà un istante. Ecco fatto, spento e riacceso il dispositivo, che sarà effettuato da Odin questo riavvio. A questo punto Odin non ci serve più, lo spegniamo. Allora, rispegniamo il telefonino e andiamo nella nuova modalità recovery. Allora, tasto Home, volume alto e tasto accensione.
ecco qua, ci troviamo in questa nuova recovery. Se vedete, adesso è a colori rispetto all'altra che era in bianco e nero, modalità MS-DOS, non so chi se lo ricorda. Ok, andiamo, installa, cerchiamo il nostro file che abbiamo installato sulla cartella SD che sta nel dispositivo, confermiamo. A questo punto, tirando giù quelle freccette, diamo il consenso all'installazione di questo ROT. Ecco fatto, adesso riavviamo il dispositivo. Ok, benissimo, andiamo adesso tra le nostre applicazioni a trovare il file che è stato installato nella procedura di recovery. Qui è molto semplice, dovete soltanto dare i consensi al programma man mano che vi richiederà, in italiano soprattutto, non avete problemi a cercare di capire che cosa vi sta chiedendo. Ok, il file è configurato, adesso il dispositivo è stato radicato, cioè il ROT, però per verificarne che effettivamente è andato tutto a buon fine è possibile installare un software che fa il test. Dopo lo potete anche cancellare perché è totalmente inutile. Ecco, avviato il programma, adesso lui effettuerà il test e vi dirà la conferma se è stato davvero radicato. Ecco qua la conferma, potete ben vedere che è andato tutto a buon fine. A questo punto non dimenticate di darmi like e di condividere il video. Buona giornata.